Salve, salve, salve. Siamo collegati con Terni oggi. Siamo in compagnia di Rossano Pastura. Rossano Pastura è il segretario provinciale del Partito Socialista. Grazie intanto per la disponibilità in questo giorno di festa, caldissimo, ma Molto caldo. è molto caldo, sì. Senta. Ci è arrivato un vostro comunicato che abbiamo già provveduto a pubblicare, che fa riferimento alla follia del regime fascista. E ricordate in questo scritto il bombardamento di Terni che fece oltre 1 migliaio di morti. Adesso io non ricordo bene se non vado errato. 1018, diciamo, il numero censito dei morti causati dai bombardamenti sulla città di Terni. Oh, a parte il ricordo che è dovuto. Proprio perché vittime, proprio perché è giusto ricordarlo in questo periodo. Però è un momento sensibile per l'Italia da questo punto di vista, nel senso, perché ne parlate? Perché c'è qualcuno che vuole far credere che diciamo, le vittime dei bombardamenti siano da attribuire la responsabilità alle forze alleate che liberarono l'Italia. In realtà chi ci portò in guerra fu il regime fascista, fu la follia di Mussolini che insomma, causò una serie di disgrazie e di tragedie per tutta l'Italia. E questo revisionismo, in questo ultimo periodo che si sta facendo molto più forte, tende anche a, così, diciamo, a riportare con uno slogan le cose buone fatte da Mussolini. Io credo che un dittatore e un personaggio che portò l'Italia in guerra, di cose buone ne abbia fatte poche, forse sono sicuramente più quelle che hanno danneggiato i nostri nonni, i nostri avi e sicuramente tutta l'Italia e tutta l'Europa intera di quelle fatte bene. Oh, Pastura, però indubbiamente mi lasci fare un po' l'avvocato del diavolo. Indubbiamente Benito Mussolini all'inizio della sua storia, quando era socialista, perché va ricordato, era un collega, è stato direttore dell'Avanti, storico giornale socialista. Comunque di cose buone ne fece. Ecco, lei trova analogia con qualcuno in particolare in questo periodo così, no? Anche significativo, se vogliamo, per la storia della politica e delle istituzioni massime italiane. Beh, quando un ministro dell'interno evoca pieni poteri, diciamo così, invita i cittadini a dargli pieni poteri, io ho qualche perplessità e qualche dubbio, insomma, su alcuni paralleli che possono esserci oggi in Italia, onestamente, li ho. Nel 1919, quando Mussolini iniziò la sua scalata al potere, nel diciannovismo, come viene chiamato quell'anno, ci furono le elezioni e Mussolini e i suoi fasci uscirono sconfitti alle elezioni. Luigi Albertini, che in quel momento era un senatore del regno, nonché proprietario e direttore del Corriere della Sera, scrisse a Nitti dicendo: Mussolini è un rudere, non facciamone un martire. Io non vorrei che anche oggi venga sottovalutato così, diciamo, il pericolo di un personaggio che da ministro degli interni, tra l'altro, anche oggi ha ribadito il fatto che vorrebbe guidare le elezioni. Quindi credo che ci siano, insomma, pericoli per la democrazia in Italia. La spave... Prego, prego, prego. Volevo aggiungere una cosa. Salvini, al di là di quello che succederà nelle vicende giudiziarie legate alla Russia, diciamo così, è molto amico di Putin e ha un certo, se vogliamo, anche una tendenza, diciamo, una certa ammirazione verso quello che è oggi la Russia. E io vorrei ricordare che negli ultimi giorni in Russia sono stati arrestati Sì, lo sappiamo. centinaia di Per manifestanti le fascisti. elezioni a Mosca, no? Esatto, quindi insomma Sì, io però è farei. anche vero, Pastura, che PC, insomma, in passato l'amicizia con la Russia ce l'aveva, insomma, bella robusta, PC, il Partito Comunista, Sì, intendiamo. è vero, è vero. Però volevo chiederle, la spaventa di più, se di paura si può parlare, la preoccupa di più, la grande capacità comunicativa, perché credo che questo sia sotto gli occhi di tutti, che ha il cosiddetto capitano, comunque sia il ministro dell'Interno, leader leghista Matteo Salvini, o piuttosto gli italiani. Abbiamo seguito nei giorni scorsi i comizi, perché tali sono, di Sabaudia, di Pescara, di Peschici, dove veramente c'è un bagno di folla. Quindi la preoccupano di più gli italiani che lo seguono o il ministro?
Mi preoccupano entrambe le cose. Mi preoccupa un ministro che usa un sistema fatto di algoritmi chiamato La Bestia con uno staff mediatico, devo dire, cioè, indubbiamente Formidabile, formidabile. molto competente, diciamo che rilancia continuamente quello che fa, quello che dice, che diciamo sente molto, fiuta. Ecco, questo diciamo, c'è una bella frase adesso che non cito perché non la ricordo benissimo, di un libro di Antonio Scurati. Il figlio del secolo, che parla proprio diciamo del Mussolini dal 1919 al 32. E Mussolini aveva una capacità di fiutare diciamo il sentimento degli italiani, il popolo italiano, un popolo che usciva dalla guerra, che era stato deluso da questa vittoria che era stata definita diciamo non completa. E Salvini fa un po' la stessa cosa. Certo, mi preoccupano anche gli italiani che gli stanno dando questa fiducia incondizionata, anche perché le promesse elettorali che aveva fatto prima delle elezioni del 2018 ad oggi sono state completamente mancate. Però lui dice, lo dice lui naturalmente, che un governo dei no non si può fare e quindi secondo il Salvini pensiero il problema sta più nell'altra colonna, definiamola così, del nostro governo che è il Movimento 5 Stelle piuttosto che in lui che invece è comunque così attivo, si definisce tale, insomma. E questa è una scusa che lui usa e utilizza ovviamente vorrei ribadire anche una cosa e ricordarla. Questo è un governo che nasce ovviamente in un sistema parlamentare come quello italiano, ma che non ha la legittimazione popolare, perché le due forze politiche che oggi compongono il governo si sono presentate divise alle elezioni del 2018 con programmi completamente differenti. Però Poi questo c'era il contrasto. contratto di governo, c'era, Sì, questo l'avrà letto, contratto di governo suppongo. che si sono inventati però tra due forze, ripeto, hanno messo insieme alcuni punti programmatici tra due forze completamente distanti l'una dall'altra. Quindi sulla TAV c'erano già in precedenza Beh, si sapeva visioni già come sarebbe diverse, andato, certo. sull'economia visioni diverse. Ad oggi il paese è bloccato. L'uscita di Salvini fatta venerdì con la sfiducia al Premier Conte. Ok, riprendiamo il collegamento con Terni dopo un problema Problema tecnico, tecnico. sì, dovuto alla DSL. Dunque, appunto, stavamo parlando di questa preoccupazione che c'è. Però, insomma, adesso guardiamo, lei sta a Terni, PSI di Terni, guardiamo un po' le cose di casa nostra, perché Terni, insomma, fra ieri e l'altro, ieri, insomma, un terremoto in giunta, che c'è dietro? Ma io su questa questione del rimpasto, chiamiamolo così, comunque del terremoto nella giunta di Terni, credo si dovrebbero fare alcune considerazioni. La prima che mi viene in mente è che questo sia legato anche a fattori nazionali, quindi diciamo in questa ordalia di potere della Lega, di Salvini, in questa diciamo, vogliamo, mania di onnipotenza, credo che ci sia un segnale forte di autosufficienza della Lega. Perché Però in fondo, diciamo, a mi questo punto scusi, lei è un politico navigato, no? Che senso ha fare un'operazione del genere, di fatto a 2 mesi da elezioni importanti? Vabbè che il Comune di Terni non va alle elezioni, però insomma ci sono le regionali e verosimilmente, insomma adesso vedremo, ci potrebbero essere anche le politiche, ecco. Dicevo, questo è un segnale di quello che ieri Salvini ha annunciato, che sta valutando la possibilità anche di correre da solo, sia intanto per le nazionali, senza diciamo coalizioni o alleati Beh, tanto l'alleato naturale potrebbe essere solo Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, esatto, insomma. Fratelli d'Italia, e questo significa intanto, infatti ieri è stato scaricata l'assessore di Roberto, l'assessore di Forza Italia, quindi Forza Italia si ritrova con un assessore in meno. Nonostante alcune dichiarazioni, diciamo così, buoniste da parte sia insomma, di basso profilo, sia dell'onorevole Nevi, però insomma la fiammetta Modena invece è stata molto Sì, più dura. l'abbiamo avuto ospite Esatto, ieri insomma. in questa Quindi intervista. diciamo, lì c'è intanto è stato dato un segnale a Forza Italia. È stato dato un segnale alle liste civiche, che non sono state non solo
diciamo, gratificate nella giusta, ma nemmeno coinvolte. Abbiamo ospitato infatti Michele Rossi, con il quale parleremo domani in intervista. E questo non vorrei, ripeto, che fosse anche l'obiettivo che potrebbe anche venire avanti sia per le regionali che per le politiche, per le prossime elezioni politiche. Che farete voi del PSI? Ma noi stiamo cercando di costruire una lista, stiamo cercando di costruire anche un percorso che metta insieme tutte le forze, io le chiamo responsabili, insomma, però diciamo le forze moderate, centro-sinistra. Ma farete a meno di ricongiungervi con il Partito Democratico che vi ha ignorati regolarmente? Al momento non abbiamo avuto nessun contatto con il Partito Democratico, quindi questo diciamo è il primo dato. Vedremo quello che viene avanti, ancora diciamo, ora siamo in un periodo anche, queste elezioni vengono anche a cadere in un periodo insomma, complicato, perché tra le ferie, Ferragosto, eccetera, subito dopo Ferragosto credo che insomma noi ovviamente come socialisti ci stiamo muovendo anche in questi giorni, avremo diciamo un... L'unico, ci lasciamo così, l'unico che si trova attrezzatissimo su questo anticipo delle regionali per via delle dimissioni di Catiuscia Marini, poi adesso si è dimesso anche Antonio Bartolini perché è andato a lavorare a Roma e quindi la giunta è proprio smembrata totalmente. Dicevo, l'unico che si trova avvantaggiato è Claudio Ricci, che ha già tre liste pronte, insomma, vele contro vele, 6-3, insomma, c'ha la sua macchina elettorale è partita da tempo e si trova avvantaggiato, no? Sì, Claudio Ricci, diciamo, era già partito in precedenza, insomma, al di là del... Aveva pensato al 2020, deve solo aggiornare al 2019. Era già partito anche se si fosse votato a scadenza naturale. Sì, sì, è naturale, certo. Devo dire che questa volta ha meno, secondo me, insomma, secondo il mio punto di vista, sicuramente ha meno possibilità dell'altra volta. Insomma, l'altra volta poi alla fine intorno a lui conversero anche tutto il centrodestra. Io credo che questa volta, proprio perché la Lega ormai ha puntato la nostra regione, non credo che insomma ci possa essere una convergenza su Claudio Ricci. Dopodiché il mondo, lo scenario politico cambia di giorno in giorno, quindi non so se stavolta avrà diciamo anche con le tre liste la possibilità poi di fare un Senta, buon successo a livello elettorale. Senta, l'ultima battuta, Fiorini domani pomeriggio occupa il Consiglio, insomma la lista civica sono arrabbiati il giusto, lei ci farà un salto in Consiglio domani pomeriggio? Ma vedremo, domani pomeriggio dovrei essere a Terni, quindi probabilmente un salto lo farò. Ovviamente noi abbiamo un nostro rappresentante all'interno del Consiglio Comunale di Terni, che è Paolo Angeletti, che l'altro ieri ha fatto un bel comunicato in cui diciamo così faceva alcune considerazioni sulle vicende nazionali, dicendo che comunque vada non sarà un successo, soprattutto per i cittadini italiani, insomma, perché noi subiremo comunque delle ripercussioni, perché adesso il problema vero è soprattutto di carattere economico, perché se non si riesce a fare la finanziaria ci sarà l'aumento dell'IVA, avremo difficoltà. Quello sarà un problema serio, l'aumento dell'IVA sarà veramente un grosso problema. Perché sarà un problema sia per i cittadini che per i 400-500 euro sulle tasse sulla testa degli italiani. Soprattutto l'aumento dell'IVA, diciamo così, provocherà una ulteriore riduzione dei consumi, e quindi questo per l'economia italiana sicuramente non sarà positivo. Lo spread ha dato già segnali di risalita, e quindi diciamo che sicuramente non ci aspetta insomma un autunno roseo. Bene, grazie. Rossano Pastura, segretario del Partito Socialista Italiano di Terni, ci sentiremo ancora. Grazie ancora. Grazie a voi, buona domenica a tutti e buon Ferragosto. Buon caldo. Grazie.